e venne il tempo delle decisioni, o dentro o fuori. Dai, su, vai adesso. Sta con me, non me lascia. Come Tommaso, convintosi ormai d'aver concluso la sua esperienza al bistro. E dopo Abdul, adesso occorreva informare Holly. Stai andando via? Sì, ti devo parlare prima però. Dimmi. Senti, che c'è? Niente, ora mi passo. Sei sicura? Che succede? Si tratta di Michelle. Abbiamo litigato. Che non mi ha ancora invitato a casa sua? Dice che è sempre impegnato. Sì, uno scrittore famoso, dai, lo sai che vita fa. Ma che? È che non è innamorato di me, questo è il punto. E tu? Lo sei? Credo proprio di sì. Sì. Beh, parlagli. Fagli capire che tu non sei una qualunque. Sì, pare facile. È facile. Che fai? Che fai? Vai. Se conto qualcosa per te, dimostramelo, non illudermi. Secondo te funziona? No. Con me non ha mai funzionato. Però magari con te sì. Certo che tu sei unico. Dai. Sai sempre come prendermi. Vai, smettila. Poi inizio a crederci. Ti ricordi quella volta che abbiamo marinato la scuola e siamo andati al mare? Certo. Mi ha regalato la stella marina. Ce l'ho ancora, sai? Mi sono sempre chiesta come sarebbe andata a finire fra noi se non ti fosse arrivata quella pallonata. Ti ricordi? Sì. Sì, sì, mi ricordo. Porto ancora il segno. Volevi parlarmi prima, dimmi. Ah, sì, ti volevo dire in realtà che... Notte. Io vado. Io non vado. È stato un onore di lavorare con te. Sì. Mi manchi tanto. Sì, dai, Abdul, dai. Rilassati, dai. Sì, 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 su. Posso fare richiesta? Certo. So che tieni tanto, ma posso tenere in tua memoria? Ma quale memoria? Ma mica sono morto, dai. Ci vediamo domani. Domani? Sì. Ma quindi hai ripensato? Ha litigato con Michelle. Ma è fantastico. Fantastico. Senti, vabbè, vai a casa che magari dopo ti chiamo, ne parliamo, eh. Dai. Però mi puoi chiamare tu che ho finito credito a quest'ora di notte. Non so dove trovarlo. Non è l'applicazione PostePay? Oh, giusto. Ricarichi da lì, no? Che stupido. Dai, vai. Vai, dai, dai, dai. Vai. Vai. Scusa, ma Abdul... Vedi? Non mi ha risposto. È uno stupido. Io avrei fatto di tutto per dimostrarti quanto sei importante per me. Senti, ti ricordi prima quando ci siamo ricordati della spiaggia? Del... No. Come no? La spiaggia, la pallonata? Sarei un imperdonabile stupido se mi perdessi una come te. Ho riservato un tavolo per due. Dove? A casa mia. Chiudi tu? Sì. Tranquilla, vai, vai. Sei davvero unico. Tutto questo lo devo a te. Ciao. Fare tardi, eh? Sì, era quello il tempo delle decisioni. C'è un momento per lottare e un momento per desistere. Un momento per andare e un altro per restare.